Oggi io sono fiera di essere qui per tanti motivi. Il primo fra tutti per urlare a gran voce alla nostra amministrazione che no, non abbiamo bisogno di un marzo in rosa, di un programma dedicato alla festa della donna, come l'hanno definita loro. Perché questa per noi non è una festa. L'8 marzo, per chi non l'avesse capito, è sciopero globale transfemminista. Lo ricordiamo anche alle donne democratiche e la costituente democratica che oggi hanno organizzato un incontro a Palazzo Fibbioni per mettere il benessere e la prevenzione al centro, per sensibilizzare le donne di qualsiasi età, testuali parole, a rispettare il proprio corpo, a partire dai comportamenti alimentari, esercizio fisico e prevenzione oncologica. La portavoce delle donne democratiche ha dichiarato di essere a favore della festa della donna, appunto, puntando sul benessere della donna. A proposito di privilegi e di sanità, io vorrei porre questa domanda. Come sarebbe stato possibile l'attacco all'aborto e ai diritti sessuali e riproduttivi portato avanti in tante regioni senza l'indifferenza e la complicità del centro-sinistra? Il Fertility Day è nato così, per invitare le donne a riprodursi il prima possibile. Anche questo fa parte del benessere psicofisico delle donne. L'autodeterminazione, la libertà di scelta, la libertà di decidere del proprio corpo, senza che nessuno lo utilizzi per le proprie propagande fottute politiche. Giorni fa all'Aquila, il programma del Marzo in Rosa, appunto, è stato aperto dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, un nome e un programma. La conosciamo tutti e tutte, è Eugenia Roccella, di Fratelli d'Italia. Per chi non la conoscesse, vi dico due cose in ordine sparso. Eugenia Roccella è contraria alla pillola abortiva RU486, è contraria alle unioni civili, è contraria alle adozioni per le coppie omosessuali, è contraria alla transizione alle terapie ormonali, è contraria a riconoscere come discriminazione l'omo-lesbo-bitransfobia in nome di una supposta libertà di espressione, è contraria all'eutanasia, è contraria al divorzio in tempi brevi, è contraria alla contraccezione gratuita e all'educazione sessuale nelle scuole, è contraria all'aborto, l'ha definito il lato scuro della maternità. Merde! Ecco, prima di parlare di procreazione, natalità e assistenza alla maternità, oggi siamo qui perché vogliamo che la politica si occupi di problematiche che andrebbero risolte molto più che urgentemente. Ci chiediamo dunque cosa intendono queste persone quando dicono di occuparsi della vita e della famiglia. Ci chiediamo se sanno cosa comporta scegliere di avere dei figli e delle figlie laddove persistono questioni molto più importanti. Disparità retributiva, disoccupazione, soprattutto femminile, abbandono scolastico, scuole fatiscenti, servizio di copertura di asili nido inferiore rispetto alla media nazionale, il dato si abbassa ancora di più all'Aquila, carenze di sussidi alla genitorialità. Il punto è che loro non lo sanno e se ritengono prioritarie le giornate delle vite nascenti è perché ignorano le centinaia di migliaia di giovani italiani non riconosciute come tali, solo perché non bianche, senza cittadinanza. Fatele le famiglie, purché siano bianche. Come le crescerete, in quali contesti però, poco importa. E tutto questo non riguarda solo la limitazione del diritto all'aborto, ma riguarda il controllo dei corpi, la repressione del dissenso, il blocco e la chiusura dei porti e di tutto ciò che riguarda l'arrogarsi il potere di decidere per la vita delle altre persone. Noi dobbiamo dire no a tutto questo, dobbiamo occuparci di crescere generazioni che conoscano bene il rispetto, il consenso, la libertà di scelta, l'autodeterminazione, la tolleranza e soprattutto la capacità di sognare e la possibilità di farlo, che conoscano bene i propri privilegi laddove ci siano e siano anche in grado di metterli in discussione. Che conoscano bene anche la differenza tra le guerre imperialiste e l'autodifesa delle lotte. Ricordiamoci di queste giornate, di ogni presidio, di ogni manifestazione, di ogni assemblea, di ogni confronto e dibattito, ogni volta che ci dicono di stare zitte, ogni volta che ci dicono che non contiamo niente, ogni volta che minimizzano la potenza delle nostre rivendicazioni, ogni volta che ci dicono che questo presente è l'unica scelta che abbiamo. Ricordiamo sempre.
parlando è perché siamo sulla strada giusta, quella che vede tremare i loro fottuti privilegi. Ricordando sempre ogni donna che resiste nel mondo, in Afghanistan, in Iraq, in Kurdistan e in tutto il mondo, stiamo costruendo una voce che parla più forte di quella dei nostri nemici. Stiamo costruendo una voce che ci dice che tutto quello che loro dicono è una fottuta menzogna!